Ciao ragazzi, qui The Big Ticket. In questo video volevo farvi vedere casa mia. No, scherzo, è un video dedicato alle animazioni, come in molti mi avete chiesto. Volevate sapere quali erano le animazioni equipaggiate sul mio finalizzatore facilitante. Intanto qui vedete i miei premi. E io vi faccio vedere qui nel mio campo quali sono le animazioni. Qui sono col play penetrante. Però sono le stesse perché utilizzo sempre le stesse animazioni per prendere confidenza. So che tutti adesso andrete a vedere qual è il rilascio, però come vedete c'è scritto green perché ve lo comunicherò in un altro video, anche se molti di voi sono sicuro che già lo utilizzano. Vi farò vedere qual è la parte superiore del rilascio che secondo me lo rende assolutamente buggato. Qui andiamo a vedere quello di cui vi voglio parlare, quindi pacchetti valutazioni. Stephen Curry, prima utilizzavo Kobe Bryant, quello che utilizzano in molti, ma vi farò vedere perché preferisco Steph Curry. Cambi di mano in movimento, Normal 3 è quello che utilizzano un po' tutti, anche secondo me è il migliore per il tipo di animazione che fa e la velocità con cui la fa. Ma qui diciamo potete scegliere in base a quello che preferite di più, anche perché non è una movenza che si usa moltissimo. Dietro la schiena invece è abbastanza obbligato, utilizzano quasi tutti i Pro 3 perché è quello un po' più veloce che vi dà più uno speed boost e vi fa sgusciare via. L'animazione migliore assolutamente. Virate in movimento anche questa Normal One, quella più utilizzata per via dell'angolo che prende lo spin. Esitazioni in movimento, prima utilizzavo Pro 5, da quando è stato patchato il behind the back sono passato a Pro 3 perché mi permette di avere un'animazione che mi permette di fare lo speed boost, vi farò vedere sul campo di cosa parlo. Stile triplice minaccia, io uso Normal 6, per alcuni è indifferente ma secondo me non è così perché Normal 6, vedete, il mio giocatore assume una stance più verticale. Se io voglio tirare da questa stance, quindi senza il palleggio, ho un tiro più fluido perché il passaggio dalla stance senza palleggio così al tiro è più diretta, mentre con le altre animazioni a volte sono molto accucciate, sembra quasi gobbo il giocatore. E passando al tiro si rischia di avere un distacco troppo netto che va a influire sulla tempistica del jump shot, quindi utilizzo Normal 6. E un sottomano piccolo predefinito, penso sia quello più veloce e più difficile da stoppare. Idem per le schiacciate, Zach LaVine e Russell Westbrook sono estremamente veloci, molto potenti e pochi fronzoli, molta aggressività e secondo me sono le migliori. Ma andiamo subito nel campo, vi faccio vedere le animazioni. Prima di tutto partirei dall'esitazione da fermo. Non utilizzo più quella di Bryant, come vi dicevo, ma questa qui di Curry, che a volte fa in mezzo alle gambe, a volte davanti, insomma così. Ma non è quello che utilizzo, perché se sono fermo, io semplicemente amo molto andare in mezzo alle gambe. Guardate come si concatenano velocemente, al contrario di quelle di Kobe Bryant, che sono un po' più lente. Guardate come riesco a concatenarle veloce e soprattutto dallo speed, dal palleggio in mezzo alle gambe riesco a fare uno speed boost molto più veloce rispetto a quello di Kobe Bryant. Con la size up di Curry possiamo anche fare questo in mezzo alle gambe, dietro la schiena premendo il turbo. Quest'ultimo così ci darà questa animazione qui che Steph utilizza molto per liberarsi al tiro, come facciamo anche noi. E in alternativa potete sempre combinarla con il behind back esplosivo, che adesso è meno esplosivo, però comunque un minimo serve, vedete, vi fa prendere un po' di spazio. No, qui mi è venuto il momentum dribbling, adesso ne parliamo. Eccola qui, questo è il behind back esplosivo. Momentum dribbling, vi dicevo, è uno dei metodi più utilizzati adesso per superare l'uomo, da quando è stato patchato il behind back, perché comunque ci dà una discreta velocità e ci permette di superare l'uomo. Ve lo faccio vedere qui, abbastanza veloce. Anche io ultimamente lo utilizzo molto. Dall'angolo utilizzo molto spesso questa mossa qui, visto che
da qui siamo un po' chiusi, faccio finta di andare a destra, quindi in mezzo alle gambe, e poi vado dietro la schiena verso il canestro e vado a chiudere sempre con queste schiacciate buggate sulla linea di fondo o layup in reverse. Idem dall'altro lato, possiamo anche, invece che concatenarlo con il dietro la schiena, lo possiamo concatenare con il momentum e viene sempre un'animazione molto veloce. Guardate quelle le schiacciate di Lavin come sono rapide, veloci, difficilissime da stoppare. Altro metodo per liberarsi degli avversari che utilizzo è magari fare questi palleggi ritmati in mezzo alle gambe. Loro prendono un po' di spazio perché hanno paura che io parta così in velocità. E vi faccio vedere, se l'inquadratura me lo permette, vi faccio vedere come poi vado a punirli. Visto che loro temono quella mia velocità estremamente rapida, magari comincio a fare qualche palleggio ritmato così e poi subito si va in jumper e si mattona alla grande. No, in teoria non dovrebbe andare a finire così, però vedete, così gli fate vedere che volete giocare un bel ISO e andate al tiro a punirli. E questa è un'altra movenza che utilizzo moltissimo. Poi ripeto, si concatena molto con il momentum, quel che è rimasto del dietro la schiena. Perché comunque adesso funziona ancora, ma è molto meno esplosivo. E poi un'altra cosa che volevo farvi vedere riguarda l'esitazione in movimento. Prima utilizzavo la Normal, la Pro 5, e adesso utilizzo la Pro 3 perché mi permette di fare questa cosa qui. Vedete? Subito, dopo l'esitazione, sembra quasi che non la faccia, palleggio in mezzo alle gambe e via dall'altra parte. Se lo concatenate bene in mezzo alle gambe lo fa velocissimo e quindi è un'ottima animazione. Per quanto riguarda il tiro dall'animazione in movimento, vi consiglio sempre di andare di grilletto sinistro su Xbox, R2 su PlayStation, perché sistema i piedi molto meglio rispetto all'animazione. Questa qui che vedete è molto più lunga, a volte sembra quasi farvi perdere il tempo del tiro, che a volte sembra quasi più lento. Io di solito vado sempre con a sistemarmi i piedi con il grilletto, che è molto più rapida come cosa, e poi avendo questa velocità al playmaker lo faccio sempre abbastanza facilmente, tranne quando poi vado a prendermi chiaramente i tiri in movimento, che comunque ogni tanto dovete tirarli perché vi permettono comunque di variare ed essere meno prevedibili. Però ripeto, la maggior parte delle volte quando devo tirare in jumper ci perdo quella frazione di secondo a premere il grilletto sinistro e vado con il mio verdone. E niente, queste sono le animazioni che utilizzo e che vi consiglio di mettere. Ripeto, questo sotto le gambe è davvero velocissimo e vi permette comunque di superare molto facilmente l'avversario. La size up di Kobe Bryant è sicuramente una valida alternativa, però ripeto, è un po' ci fa speed boostare, secondo me, troppo lenti dall'animazione sotto le gambe. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video, rimanete collegati, iscrivetevi al canale per avere la notifica sul prossimo video che molto probabilmente sarà quello del jump shot. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, mi farebbe molto piacere e vi ringrazio, grazie, peace.